nostro piano di ripresa, di resilienza, sarà dedicato a costruire un mosaico coerente di interventi, ai quali stiamo già lavorando, anche per aiutare le filiere strategiche del Paese ad essere quindi protagoniste di questa straordinaria stagione di rilancio. Il dibattito che in questi giorni si sta sviluppando sugli organi di stampa ancora offre un dato un po' fuorviante che dobbiamo correggere. Non siamo affatto in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Una preoccupazione in questo senso è assolutamente, le preoccupazioni sono infondate, perché il piano sarà presentato nei termini indicati dalla stessa Commissione europea e ricordo che a metà ottobre potremo presentare le linee guida e i progetti andranno elaborati e poi presentati solo con l'inizio del nuovo anno. Il governo, quindi, vi assicuro, è pienamente impegnato affinché il settore agroalimentare, che voi da un secolo con in modo eccellente rappresentate, sia protagonista della strategia complessiva di rilancio del Paese. L'agricoltura, d'altra parte, rappresenta un sodalizio tra l'innovazione e la tradizione, e questo è anche lo spirito del nostro Paese. Ora la partita la dobbiamo giocare in Italia, a tutti i livelli, istituzionali, politici ed economici. C'è l'occasione per lanciare e realizzare un piano strategico per lo sviluppo del sistema agroalimentare italiano, per aumentare le produzioni agricole e l'occupazione, grazie anche ad un rapporto più integrato fra tutte le parti della filiera, anche in termini di migliore assegnazione del valore aggiunto, direi. Abbiamo qui con noi il Presidente del Consiglio Conte e i ministri Bellanova e Patuanelli. Confidiamo, Presidente, nel vostro aiuto per dare un forte impulso di crescita e di stabilità ad un settore essenziale della nostra economia, a cui recentemente è stato anche riconosciuto come un settore chiave nella strategia del Paese. E quindi abbiamo bisogno di un grande progetto di strategia per l'agroalimentare nazionale. La Confagricoltura in questo farà la propria parte. Una moneta celebrativa. Quindi è molto elegante, grazie. E questo è per lei, ovviamente. Grazie. Grazie.